Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di The Last of Us parte 1, episodio 24. Come al solito io sono Amorous, qui con me Matreus, mi raccomando, le solite cose. Partiamo questa sera con un bel mi piace, commento e condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link sono in descrizione, compresa anche la playlist di questa fantastica serie. Olè, andiamo avanti da qua. Wow, quelle sono scimmie? Sì, un sacco di scimmie. Ma ci fa le scimmie qua? Un bello spazio bello grosso qua, eh. Qua ci si può leggere la targhetta, no? Cioè, sì, no, nel senso si può leggere. Spegni la torcia, spegni. Toma, Trace. Si può leggere. Vabbè, comunque. Al tizio che aveva fatto l'università. Non l'ho letto, è proprio sì, sia quello. Forza. Allora, andiamo in ordine un po' alla volta. Non credo che sia tutto... Su, forza! Che tutti gli edifici possano entrare, immagino. Spero, perché sennò non finiamo più. Ma no, infatti. Però qua sì. Qua sicuramente sì. Guarda, sempre anche sotto le scale non si sa mai che si trova qualcosa. Esplorabilissimo qua? No. No. Era proprio una... Totalmente inutile. Una finta. Qua puoi raggiungere qualcosa a sinistra. Eh sì. Quindi non messo a caso sembra sto posto. No, mai... Non c'è mai nulla messo. In memoria qua qualcuno che probabilmente è rimasto qua a questa università, e a questi qua sembrano essere tutti studenti. Sembrano tutti studenti, non so perché. Qualche loro amico, in effetti c'è qua il materasso. Anche il fatto che puoi entrare solo da quella parte lì, perché alla fine non sembra sigillato tutto, a pensare a sta cosa. Una foto di una festa. E noi gli freghiamo le munizioni, tutto, cioè praticamente. Vabbè, ma penso che non ci sta più. Erano in due. Beh. Perché lì c'è una... Sì, tre. Lì c'è una brand e altre robe, vabbè. Sempre la stessa festa, eh. Comunque è stata una bella idea. Ci siamo, eh? Salire da qua. Le medicine. Sì. Innanzitutto qua abbiamo un bel upgrade, credo. Che è praticamente... Che si legge, tra l'altro. Maggiore efficacia delle misure di primo soccorso sul campo. Sterilizzazione. Sterilizzazione portata efficace. L'impossibilità di lavare le mani a zona ferita. Versa sulle mani e sulla zona intorno alla ferita dell'alcol, della tintura di iodio e dell'urina. Rimuovi il materiale e lo sporco con strumenti sterilizzanti o copriti le mani con un panno sterilizzato della plastica per limitare le contaminazioni. Bagna a fondo la ferita con l'acqua pulita. L'acqua può essere sterilizzata sul campo facendola bollire per 15 minuti. Avvolgi la ferita con bende che hai già sterilizzato facendole bollire nell'acqua e zuppando l'asciuga. Ok, kit medici sono potenziati. Tutto sto casino per dire, oh, i kit medici sono potenziati. Guarda le medici. E adesso lo guardo. Ah, potevamo salire anche da qua. Sì. Ma noi abbiamo fatto il giro, vabbè. Ah, giusto. Allora, medicine abbiamo 105. Possiamo aumentare tutto. Una cosa allora, di allora, avevamo detto maestro con i coltelli? Per avere più sicurezza contro i clicker. Quando ti liberi dalla presa di un clicker con un coltello, consumi un solo utilizzo. Al posto che l'intero coltello. Esatto. Penso. Vai, indietro. E continuiamo da qua. Rius, se te vedi qualcosa, avvisami, ovviamente. Ehi, guarda. Luci. Vedo.
Questa è la strada per andare avanti. Sì, può essere. Proviamo ad andare da questa parte qua. Ma vuoi che siamo andati nell'unico edificio esplorabile al primo colpo? Mi sono strano. Non avremmo dovuto vedere qualcuno ormai. Forse quei tizi non vogliono dare nell'occhio. Sì, forse. Sì, Ellie ha giustamente detto una cosa interessante, ma non ci dovrebbe essere qualcuno. Bello, questo qua è il campo. Visto un bel campo, devo dire. Da football. Forza. Proviamo qua. Possiamo essere aperto. Poi magari non c'è una mazza, però. Sì, ti seguo anche lei. E non si può fare niente. Capo da football, sì, sì, da football americano. Oh. Non ci resta che andare avanti. Sì. Devo vedere la scritta là, ma non so se riuscirò a leggerla. Sì. No, però è tutta rovinata, non si legge. Vabbè. Passiamo diretto di qua e poi andiamo a destra, direi. Sì. Mi stavo schiantando contro il muretto col cavallo. Oh, va bene. Ok, lì c'è un'entrata, ho già visto. Mi sono schiantato contro il marciapiede. Il cavallo è ubriaco, comunque. Ancora simbolo delle luci. Da lì penso si possa entrare. Forse abbassandoti lì. Proviamo. Già, proviamo la porta. Fa attenzione. Anche tu. Cosa? Ma quello lì cosa? Non si sposterà. È una mappa. Ah, lei sta provando ad aprire la porta. Ok. Sa. Mappa del campus UEC, con appunti e aree cerchiate. In alto. Qui ci fanno a pezzi, bisogna rinforzare le barricate. In basso, cioè scritta in alto e scritta in basso. Da qui passano gli infetti, dobbiamo bloccare tutte le uscite dello stadio e della libreria. Ovviamente credo che siano i tizi che abbiano bloccato gli accessi per evitare che succedano casini e robe varie. Le famosi luci. Esatto. E questo potrebbe spiegare perché non c'è gente in giro qua. Perché siamo ancora fuori dalla base. Sì. Siamo al massimo su tutto, sì. Ma ci manca quello... fumogeno. Ah, ok. E che però non sblocca niente di che. Questi sono gli alloggi degli studenti. Oh, medicine. Gli alloggi proprio degli studenti. Nove maledetti mesi di attesa e ancora niente. Neanche una parola, da nessuno. Ho trovato altre scatolette di cibo nelle cucine, ma non dureranno. C'è stato un problema con la barricata della sala est, ma è ancora tutto sotto controllo. Ho addocchiato un gruppo di quelle... Dopo più di 10 giorni, ho addocchiato un gruppo di quegli affari che correva qua e là. Ne ho visto uno che sembrava Iter. Forse era Iter. Merda. 10.02, altri 10 giorni dopo. Dato che le batterie stanno finendo, ora... Ascoltano la radio solo una volta. Ascoltano? Ma una volta per notte. Ho lasciato perdere dopo l'ultima trasmissione. Sono passati tre mesi perché ci perdono tempo. 15 giorni dopo. Charlie stava fumando ieri. Ha detto che aveva bisogno. Ne aveva bisogno.
Si è arrabbiata quando ho buttato le sue scorte. Non capisce. Dobbiamo restare lucidi qui. Qualcuno dovrà andare in città per fare provviste. Probabilmente toccherà a me. Una sorta di diario. Chissà per quanto sono stati nascosti. Ma questi no, non sono le luci. Aspetta che... Non c'è la granata fumogena ai libri. Infatti. No, no, queste non sono le luci, queste cose sono gente... Studenti. Studenti, esatto. Questo è il numero delle camere. Queste sono tutte le camere degli studenti. Chissà quando risale, se è appena scoppiato tutto o... Ma io presumo di sì, eh. No, dopo un po'. Io presumo di sì. Oh, ma sto letto a castello è alto, tanto così da... Cioè, rispetto all'altra... Questa sembra Ellie, guarda. Rispetto... qualcosa da dire. Rispetto all'altra... Dove cavolo è? Qua, qua è il cassetto. Rispetto all'altra camera, questa è già più di gente che studia. L'altra era un po'... Io sono sempre i bagni in comune, non so se hai notato, Matreus. Un bagno per due camere. Sì. In mezzo il numero di bagni necessari. Beh, ma mi sembra che c'è il minimo, Spore. Per X di persone. Qua spore è roba brutta, eh. La situazione si fa pesante. Da qua non possiamo più risalire, forse. No. E sti cavoli però. E questo? Lo possiamo ammazzare. Cito. Io ho visto un robo grosso. Vabbè, non ci sta. Quelli che esplodono. Abbiamo il lanciafiamme, no? Non lo ricordavo. Ce l'abbiamo sulle spalle, ma neanche io me lo ricordavo. Cavolo. Ah, che cavolo, maledetto. Questo viene di qua. Scommetti che viene di qua questo qua. Vabbè, ma questo qua lo possiamo far fuori, Ora. Quanti ce ne mancano? Uno lì, due lì. Abbiamo le frecce al massimo. Questo è quello grosso. Sì, 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 è quello che esplode. Servirebbe una bottiglia. Però anche la... Ah, però è chiuso la porta qua. La bomba, fa casino. Sì, sì, è vero. Cosa hai tirato due... Dimmi, due? È una okay. PlayStation 3. Andiamo a sinistra. Ah,
Vai. No, devi continuare. Che cavolo, non si capisce mai se uno deve premere oppure no. Dai! Dai! Mamma mia, che rischio. Comunque sti contro la scaccia, ma se devi prendere questo qua. Proviamo. Mamma mia, che rischio. Proprio al pelo, eh. Cioè, proprio al limite del... Qual è lì? Il famoso per il rotto della cuffia. Mamma mia, ragazzi. Questo mi piaceva la musica. Ed era un drogato, perché era un drogato pasticcomane. Esercito degli Stati Uniti interrompe le ricerche. In seguito all'ultimo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo le cui stime almeno il 60% della popolazione mondiale sarebbe deceduta infetta dall'epidemia di ICC, l'esercito degli Stati Uniti ha rilasciato un comunicato in cui si annuncia l'abbandono delle operazioni di ricerca. Le regioni comprese entro 10 miglia dal perimetro di ogni zona in quarantena saranno pattugliate in cerca di cittadini che vogliano accedervi, ma non saranno compiuti ulteriori sforzi per evacuare coloro che potrebbero essere intrappolati in zone difficili da raggiungere. Cioè, praticamente li hanno abbandonati. Procuratore generale Arthur Murrow l'ha chiarito in una lettera. L'ho trovato in città. Che significa? Che non verrà nessuno ad aiutarci? Bravo. Ma questo qua è un metallazzo, eh. Eh sì. Grande. Abbiamo l'identikit di chi vive qua. Metallaro, fa musica ed è drogato. No, vabbè, è pasticche. Magari sono tipo... Oh, magari... Bello, mi piace comunque che uno, guarda, non c'è la porta. Cioè, non è che non c'è perché manca. Cioè, perché l'è rotta. Non c'era mai stata la porta. Quindi, uno qua va al cesso e c'ha il cesso. Quindi esce da qua... Al cesso si chiude. Sì. Se non dovesse trovare questo, perché magari ci è andato questo di qua, cosa fa? C'è l'altro. C'è l'altro, ma l'altro... Senza porta. Senza porta. Sì, sì, perché non è che poi non hai tizio, cioè, per lavare le mani è solo qua al lavandino. Qua non c'è. No, c'è, però c'è fuori, qua. Dai, vabbè, doppio sì. Anche. Ah, vabbè, scusa. Facchiamolo. Ok, questo qua invece gli piace l'astronomia e le pupe. Esatto. E si è portato via tutto. Tutto, vabbè. No, è bello anche vedere queste cose del gioco, no? Perché uno dice, vabbè, ci passa senza farci caso, ma in realtà c'è tanto qua, eh. C'è una borsa. Esatto. Nell'armadio. Sto vedendo questo qua, invece gli piace le robe occulte, probabilmente. Sì, posso vedere anche... com'è appesa la borsa? Perché non mi sembra... Non è fattibile. Cioè, dovresti smontare l'armadio per metterla. Giusto? O si staccano. O se no... l'ha messo la prima volta prima di mettere l'asta e poi ciao. O smonti l'armadio o smonti la borsa. Sì, però potrebbe essere una borsa. Allora, questa te la racconto. Anni fa ero andato in vacanza e c'era uno che conoscevo, diciamo, che non aveva appeso, diciamo, aveva tipo la borsetta, sì, quella da uomo, no? Però non l'aveva, cioè l'aveva appesa così, ovviamente non incastrandola dentro, sì, così, ma aveva girato e fatto il nodo. Giusto. Perché la usava per nascondere la roba in mezzo ai vestiti. Quindi non vorrei magari che l'uso sia lo stesso, magari, dico, magari. Qua non si passa da nessuna parte. Potrebbe. Cioè, è un'ipotesi, è una mera ipotesi. Perché dobbiamo andare di qua. Sì. Oh, l'uscita. E siamo dall'altra parte. Joel, tutto ok? Cos'è successo dentro? Un casino. Altri infetti, sto bene. Apri il cancello. Arrivo. Sarà generatore da prendere. Sì.
Anche questo a spostare. Ah, è perché è da attaccare in generale. Attaccare, sì, c'è lì il cavo che penzola. Fammelo qua. No. Messo troppo vicino, mi sa. Vai. Sì. Bloccavi... Interazione. Pronto. Attaccalo, è lì? Dobbiamo... Ah, ce l'hai in mano. In mano, no, non ce l'hai in mano. Vabbè, mettiamolo qua. No, blocca il... Ma scusa, ma perché? Ma scompare! Attaccare un filo devi attaccare, uomo! Non lo prende! Non lo prende! Ma come cavolo fai, amo? E per attaccare un filo, io glielo attacco proprio attaccato così. To! Non penso funzioni. Non vorrei che si sia buggato. Ecco, te pareva. Potrebbe, eh? Mamma mia, cioè, per attaccare un filo! Abbiamo ricaricato la partita. Allora, schiacciamo prima questo. Lui dice, oh, to un cavo, oh, to un generatore. Molto bene. Ma se io rischiaccio questo, non fa niente. Apri il cancello. E sta calma! Ma forse devo girarlo. Devo metterlo così, forse. Qua lo metto, eh. Qua? No, no, secondo me è nell'alloggiamento suo. Lì. Qua? Sì. Così? Sì. Cioè, ma io dico, per aprire un cancello attaccare un cavo, pazzesco, sparisce, vedi che sparisce, ma perché? Ma perché? Non lo prende. Allora, Atreus, questa è la soluzione. Girato, mi sa. Mi sa girato, dici? Sì, sì, sì. Non l'ho girato. Allora. Per attaccare un cavo, cioè, è l'enigma più difficile di tutti i giochi, sì, penso. Sì. Perché tu dici, c'è il prompt, cioè, dovrei cliccarlo. Invece no. È automatico, però, quando vuole. Cioè, vorrei capire chi l'ha capito in da qui a sempre. No, ho sbagliato, scusa. Casino boia che potrebbe arrivare chiunque, questo casino. Sì. Dai, passa. Io l'avrei spento adesso, però. Così, giusto per, l'avrei spento. Ah, è ascensore, hai visto? Si chiude anche, giusto. Fossero luci. No. Ma chi lo sa? No, chi lo sa, Matreus? Ma sai cosa ti dico? Perché tengono gli infetti vicino, sì, al laboratorio? Mentre loro parlano. Villa li usava. Ci vediamo nella prossima puntata. Dove andremo avanti. Sì, lo vedo. Andremo avanti da qua. Mi raccomando, supportate questa serie con un bel mi piace, con un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, alla campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link sono in descrizione, compresa anche la playlist di questa fantastica serie. Per cui da Amorge da Matreus. Ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti. Ciao.